cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori e ben ritrovati per un'altra puntata di Qualcosa in Comune. Quest'oggi focalizziamo la nostra attenzione su qualcosa in comune che riguarda 10 città, precisamente le 10 città della sesta provincia pugliese. Sono passati oramai 6 mesi dalla elezione di questo storico primo consiglio provinciale e noi tenteremo questa sera di fare un bilancio, laddove è possibile farlo, su quello che è stato fatto, ma parleremo anche di quello che il consiglio provinciale è chiamato a fare, ad iniziare dalla approvazione dello statuto e quindi dalla individuazione della sede legale della sesta provincia. Per discutere di tutto questo vado subito a presentare e a salutare gli ospiti presenti nel nostro salotto, ad iniziare dal presidente del consiglio provinciale Luigi Riserbato. Buonasera, buonasera a voi e grazie per l'invito. Grazie a te, noi ci diamo del tu in questo salotto, come al solito abbiamo concordato prima, eliminiamo tutti i fronzoli. A seguire il presidente, lui ha detto ex, ma lo chiamiamo ancora presidente della commissione dello statuto per la provincia, Bernardo Lodispodo. Grazie per l'invito. Anche a te grazie per averlo accettato. E poi due storiche associazioni, una di Andria e una di Barletta, rappresentate da Savino Montaruli come presidente dell'associazione Io Ci Sono e Nardo Binetti in qualità di segretario del comitato di lotta Barletta Provincia. Buonasera a tutti. Bene, grazie a tutti voi per aver accettato l'invito. Abbiamo distribuito anche a livello territoriale le presenze, visto che si parla di sede legale, ma entreremo proprio nel vivo tra poco. Abbiamo detto Gigi, sì, ecco, posso chiamarti Gigi, ecco, amichevolmente, ma anche perché credo che anche tu stai mantenendo con i cittadini della sesta provincia un rapporto diretto, amichevole e confidenziale, quindi non ci sono barriere, anche se bisogna individuare ancora la sede, però le barriere al momento non ci sono. Allora Gigi, dicevamo, 6 mesi sono trascorsi, si può trarre un bilancio dei lavori, non diciamo della giunta, ma del consiglio provinciale? Sì, io direi assolutamente positivo, e questo non perché ho l'onore di ricoprire l'incarico di presidente del consiglio, ma proprio perché oggettivamente sulle tematiche importanti sulle quali il consiglio provinciale sino ad oggi è stato chiamato ad esprimersi, c'è stata una convergenza, io direi larga, penso anche per l'elezione del Presidente del Consiglio stesso, avvenuta come noto a scrutinio palese, c'è stata la votazione addirittura di 24 consiglieri con l'astensione del mio voto, e ci sono stati altri consiglieri che pur non votando contro si sono astenuti perché contrari a un certo, come dire, metodo, a un certo criterio di votazione che il Consiglio si era dato. E questo è stato un primo banco di prova, io direi, importante. E poi via via, sugli argomenti che ci sono stati, sui 4 consigli provinciali che abbiamo sino ad ora tenuto, sicuramente il clima è stato assolutamente gioviale, collaborativo, sia da parte della maggioranza che da parte della minoranza. Mi sento tuttavia di rimarcare sino ad oggi il ruolo fondamentale che la Commissione Speciale Statuto e Regolamento ha sino ad oggi svolto, anche se anche qui poi, come accade nelle cose della politica, unitamente alle tante luci che evidenzierò stasera alla vostra emittente, c'è qualche ombra che è emersa proprio nell'ultima ora, nelle ultime ore. Questa Commissione Speciale Statuto e Regolamento si è insediata il 3 settembre, ha ritenuto anche lì all'unanimità e con voto palese di affidare la presidenza alla minoranza nella persona del collega consigliere provinciale Bernardo Lodispoto, riconoscendo anche nella sua proprio nella specificità del suo ruolo, un'esperienza non solo personale, atteso il ruolo di collega e di avvocato che egli ha, ma anche, come dire, un vissuto di esperienza politica, perché è stato consigliere provinciale presso la provincia di Foggia ed è stato anche presso la stessa Presidente del Consiglio e assessore, ma proprio riconoscendo un ruolo di garanzia che la minoranza doveva avere all'interno della stessa Commissione.
e la commissione speciale dal 3 settembre ha svolto in maniera spedita i lavori. Mi piace, Mario, evidenziarti che altre commissioni speciali provinciali, per il semplice aggiornamento di uno statuto e di un regolamento già esistente, cioè aggiornamento alle disposizioni legislative che medio tempore sono diciamo pervenute, ci mettono 6, 7, 8 mesi, tutti assolutamente legittimi, ma la dice assolutamente lunga. Noi siamo stati invece bravissimi, questo lo voglio dire, perché abbiamo nel giro di 3-4 mesi buttato giù questi documenti, lo statuto e il regolamento. E di questo poi è chiamato il Consiglio ora a discutere. Noi abbiamo svolto un lavoro istruttorio. Certo. Comunque, allora, rapporto anche con le opposizioni positivo. Assolutamente positivo e collaborativo. Ah, sentiamo da Bernardo, che è uno dei consiglieri dell'opposizione, come sono passati questi 6 mesi. Il presidente Gigi diceva all'insegna della giovialità ma anche della collaborazione, quindi tutto bene? Beh, diciamo, ai fini della giovialità, del rapporto, della conoscenza, diciamo che sta tutto bene, perché è una nuova provincia, un nuovo ambiente, nuovi colleghi, quindi diciamo che c'è un ottimo rapporto che abbiamo stretto in particolar modo nella commissione statuto, perché è l'unica commissione che poi ha funzionato in questi 6 mesi. E voglio proprio evidenziare, al di là del rapporto della giovialità con gli altri colleghi, che sostanzialmente, e questo mi dispiace dirlo, io non mi sento ancora nel pieno della funzione di consigliere provinciale della nuova provincia. Perché non solo avverto un certo disamore dei cittadini della costituita provincia, ma in questi 6 mesi anche noi, diciamo, non siamo stati messi assolutamente, forse a questo faceva riferimento Luigi, e devo proprio evidenziare la sua onestà intellettuale e di Presidente del Consiglio, nel momento in cui dice che la pecca è che noi non siamo stati messi nella buona occasione di svolgere il nostro ruolo, nel senso che ad oggi, a distanza di 5 mesi o 6 mesi dall'insediamento, nonostante una lettera e diverse sollecitazioni del Presidente Luigi, nonostante una lettera inviata il 2 ottobre dal Presidente della Giunta Provinciale Ventola, il quale sollecita i propri dirigenti a inviarci la documentazione che non ci è stata mai inviata, nonostante una sollecitazione del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta, ad oggi i consiglieri provinciali non conoscono un solo atto amministrativo prodotto dalla Giunta Ventola. E questo chiaramente influisce sul rapporto tra consigliere e cittadino, perché non siamo nelle condizioni di dire che effettivamente possiamo rappresentare le istituzioni o le istanze dei cittadini. Questo è un fatto gravissimo che noi abbiamo evidenziato, che è stato colto dal Presidente del Consiglio, ma si ritiene soprattutto, diciamo, da evidenziare, perché se lo solleva il problema il Presidente della Giunta, che invita i propri dirigenti a inviarci le carte, nonostante questa sollecitazione inviata in data 2 ottobre, noi non abbiamo ricevuto alcunché sino ad oggi, avevamo chiesto di mandarle via email in qualsiasi modo, non conosciamo atto prodotto da questa. Ma questo da Gigi, da cosa deriva questa disfunzione? Questa è intanto derivata dalla circostanza che per quel periodo storico al quale faceva riferimento Bernardo Lodispoto, oggettivamente i dirigenti non c'erano. È chiaro. Quelli che c'erano, o meglio Mario, con correttezza bisogna dire che quelli che c'erano erano della provincia di Bari ed erano chiamati a un super lavoro, magari anche non remunerato, certo, come insomma previsto per legge, erano chiamati a un carico di lavoro eccessivo. In data 3 novembre ho avuto il piacere di presentare, la vostra emittente segue sempre i nostri lavori e di questo vi siamo grati, ho avuto il piacere di presentare all'assemblea elettiva, al Consiglio Provinciale, i 6 dirigenti che sono stati nominati, i quali sono rigorosamente della BAT e li abbiamo presentati anche, se mi consenti, all'americana maniera, cioè nel senso che sono intervenuti in Consiglio, erano lì, sono stati chiamati uno per uno, ho pregato loro addirittura, questo loro l'ho detto a microfoni spenti, a voi lo dico a microfoni e a telecamere accese, ho pregato anche loro di fare attenzione al momento dell'appello, perché il momento dell'appello, che può sembrare una formalità, è un momento per un nuovo, un neofita del discorso della sesta provincia, può essere anche l'occasione per memorizzare i visi e i cognomi dei consiglieri provinciali. Con gli assessori il rapporto ovviamente è diverso. Io spero che queste difficoltà, che oggettivamente nel primo periodo ci sono state, dal primo novembre ovviamente non si può immaginare
terminare con la bacchetta magica, però siano via 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 attenuate per poi scomparire da tutto. Allora, Savino, mi coinvolgo te e Nardo come persone esterne al palazzo della provincia, ma da attenti e vigili osservatori. Questi primi sei mesi della provincia, sesta provincia, non chiamiamola BAT perché sennò apriamo un'altra polemica. Chiamiamola BT, perché si chiama BAT. Chiamiamola un'altra polemica. Vabbè, no, ci arriveremo anche polemica. A questo. Arriviamo anche no, a questo. Intanto io da cittadino della sesta provincia, fuori da schieramenti politici e da tessere di partito, lo dico perché in questo momento devo dirlo, perché lo sento di dire, rappresentante oggi dell'associazione Io Ci Sono, ma ringrazio anche le altre associazioni andriesi, Pro Andria Sesta Provincia, Libertà e Partecipazione, Libera Associazione Civica, Cittadini di Andria, che mi hanno anche espressamente delegato a farmi portavoce delle loro richieste, che poi sono conformi anche alle nostre. Da cittadino, dicevo, della provincia, è ovvio che guardando soprattutto quello che sta accadendo nelle altre neoprovincie, devo notare che ci sono dei forti motivi di penalizzazione, se vogliamo così chiamare, per il territorio. Mi spiego meglio. Per esempio, i minimi strumenti di partecipazione, che oggi sono gli strumenti informatici, per cui un sito internet, che secondo me avrebbe dovuto essere veramente il primo passaggio, perché poi è quello che dà la possibilità di accedere ai documenti, sarebbe stato anche risolutivo dei problemi che ha manifestato il Presidente Lodi Spoto, per cui se avesse avuto la possibilità di entrare nell'area riservata appositamente costruita nel sito della provincia per i consiglieri piuttosto che per gli assessori, per la Giunta, avrebbe avuto subito la risoluzione del problema. Ma questo io non voglio fare adesso il mestiere che non è mio. Credo che siano anche oggetto di riflessione da parte della struttura organizzativa della provincia, perché è ovvio, dice bene il Presidente del Consiglio, che nel momento in cui si istituiscono questi strumenti bisogna avere anche le persone che ci lavorano. Credo che questo passaggio, seppur scontando questo ritardo, possa essere recuperato. Tra l'altro, la fortuna di questi strumenti all'avanguardia dal punto di vista tecnologico è anche quello di poter subito rimediare a tutto, per cui un sito internet si mette su in due minuti, insomma, se abbiamo le persone giuste. Questo perché so che avete adesso anche su Facebook, avete aperto un gruppo su Facebook, utilizziamo gli strumenti. Allora, giudizio. No, complessivamente ripeto, io credo che la provincia abbia fatto dei primi passaggi, ma che siano tutti ancora di natura istituzionale. Invece i cittadini si aspettano finalmente che la provincia, il consiglio provinciale, gli assessori provinciali, perché voglio ricordare che adesso ci sono ancora problemi di comunicazione con gli assessori. Io sono, lo sai, un direttore di un'associazione di categoria, non conosco ancora il modo per arrivare dal punto di vista della comunicazione agli assessori. Io voglio ricordare, ma lo dico, ripeto, è uno spirito critico ma tutto costruttivo, perché tra l'altro col presidente Francesco Ventola ho un'amicizia che risale ad anni fa, e non lo dico in maniera sincera perché è un'amicizia sincera, però ricordiamoci che Francesco Ventola ha detto: i nostri assessori appena si insedieranno lavoreranno con il computer in macchina, poiché la memoria storica è quella che ci deve accompagnare. Io sollecito il mio amico Francesco Ventola a dare avvio a queste cose, magari se c'è qualche assessore che deve anche imparare ancora ad usare questi strumenti, facciamogli pure un pochettino, insomma, di indottrinamento. Se andiamo, Nardo, dal punto di vista del comitato di lotta, ma cittadino barlettano anche. Dunque, per quanto ci riguarda, innanzitutto vorrei, visto che l'ha sollevato l'amico Savino, la denominazione di questa provincia, ai sensi della legge 148 del 2004, è quella di Barletta Andria Trani. E questo non lo dico per rimarcare qualcosa così in astratto. Il prefetto, nel suo primo insediamento, in una conferenza stampa nella sede provvisoria dell'ufficio territoriale del governo, lo ha voluto ribadire agli organi di stampa, alle televisioni. Ha detto: questa è la provincia di Barletta Andria Trani, a scanso di equivoci, perché abbiamo anche scoperto che questo acronimo BAT si presta a equivoci. La British American Tobacco, che è la seconda multinazionale produttrice di sigarette nel mondo,
potrebbe rivendicare... La sigla BAT. Esatto, potrebbe rivendicare i guardi del nostro ente e talune prerogative. Voglio dire, non scherziamo su queste cose, anche perché le tre città che vengono menzionate, definendole di volta in volta, ci danno lustro nel mondo, nella regione, in tutti i continenti. Per quale motivo dobbiamo adoperare un acronimo che non ci appartiene? Detto questo... Per il momento. Allora, un giudizio su questi sei mesi, chiaramente sì. Lo ricordiamo, sono stati sei mesi in cui la provincia è stata costruita da zero e quindi si è partiti da zero. Stiamo tracciando un bilancio, ma così per sommi capi, per dire che effettivamente poi si è lavorato, questa sì. È in sintesi quello che vogliamo dire stasera. Il discorso inizia da oggi, dall'approvazione dello statuto e del regolamento in poi. E, allora, e con l'autonomia finanziaria, se mi consenti, finanziaria, del 2010. Chiaro, del 2010. Io vorrei fare rilevare questo. L'eredità che ha assunto questa amministrazione è pesante, nel senso che non si parte da zero, qui si è partiti da sotto zero. Teniamo presente che le due province madri, specialmente la più importante, la provincia di Terra di Bari, non è stata prodiga nei riguardi di questa neonata provincia. Addirittura alla vigilia delle consultazioni elettorali ha messo in forze addirittura anche la stessa celebrazione delle elezioni, perché non era stato dato alcunché a questa provincia. Risorse economiche, zero. Risorse del personale, sotto zero. Ma stiamo a scherzare. Cioè si è fatta una ostruzione di quelle proprio fenomenali. D'altro canto, noi che abbiamo seguito da sempre queste vicende, non ci siamo meravigliati più di tanto. Perché? Per aver atteso 150 anni la istituzione di questo nuovo ente, c'era qualcosa di importante che ostacolava questa autonomia del nostro territorio. Ecco, quindi allora, voglio dire, ci sono tutte le scusanti affinché questa provincia dovesse partire in maniera soft. Interrompiamo per interrompere, ma per dialogare. No. Però attenzione, oggi il grosso rammarico delle popolazioni è proprio quello, non aver saputo quali erano i punti di partenza di questa provincia. Io ieri ho sentito l'assessore provinciale Campana, che in maniera egregia, con spirito di servizio, ha cominciato a girare per le scuole, cominciando dai piccoli comuni della provincia BAT, e il primo rapporto è un rapporto disastroso. Ha detto che le scuole vanno ricostruite da zero. Allora, se la condizione, e poi io avrei qualcosa da dire rispetto alla provincia di Bari, è come andriese, voglio dirlo, perché si è sempre detto che i nostri territori erano la periferia di Bari, ma io dico, Andria con 7 consiglieri provinciali, un assessore provinciale, deve fare una forte autocritica. Andria comandava politicamente la provincia di Bari, perché non ha mai fatto valere questi suoi diritti? È stata un'incapacità dei nostri rappresentanti? Dobbiamo dirlo se è stato questo, altrimenti vuol dire che il problema era altro. Io feci un esempio l'altro giorno, ed è un esempio classico che tra l'altro poi professionalmente lo faccio in maniera spontanea. Noi abbiamo preso un ramo d'azienda da Bari e un ramo d'azienda dalla provincia di Foggia. No, i cittadini, nel momento in cui abbiamo trasferito questi rami d'azienda, come in qualsiasi società che si rispetti, i cittadini che sono i soci andavano portati a conoscenza di cosa si stava acquisendo. Non posso sentire oggi dire, in un territorio dove abbiamo il 28,9% dei disoccupati, partiamo da sotto zero, non abbiamo risorse. È gravissimo dire questo, perché questa è una responsabilità che ricadrà tutta su chi ha nascosto alcune situazioni ai cittadini. Sentiamo oggi i cittadini protestano per questo. Sentiamo loro che sono certo. Direttamente parte in causa. Allora. Ma io dico che quando non ci sta dentro, non può che sentire quello che ha detto Savino. Mi spiego meglio.
Io con molta lealtà dico che questa provincia doveva entrare in funzione un anno dopo di quello che è entrato in vigore. Perché? Perché sapevamo tutti, nessuno escluso, compresi i cittadini, le associazioni, tutti, che a differenza delle altre province di Fermo e Monza, noi non eravamo pronti a votare. La verità è questa. Nel momento in cui abbiamo deciso di votare, sapevamo che non avevamo una prefettura, non avevamo una sede, non avevamo una commissione, non avevamo nulla. Quindi vi invito a non lamentare su cosa che abbiamo voluto noi. Nel momento in cui abbiamo voluto la nuova provincia, l'abbiamo voluta tutti perché aspettavamo con ansia l'istituzione della nuova provincia, per favore non piangiamo noi stessi quello che abbiamo voluto. Mettiamoci tutti a lavorare per evitare che, come al solito, noi del sud siamo quelli del sud e quelli del nord vanno sempre avanti rispetto a quelli del sud. Quelli del nord, stanno avanti perché i 5 anni che hanno avuto a disposizione le conferenze dei sindaci li hanno utilizzati per creare le condizioni della nuova provincia. Sto finendo perché ho detto queste condizioni, la responsabilità, e bisogna prendersela tutta, è della istituzione, centrosinistra e centrodestra, perché tutte le conferenze dei sindaci, nelle quali conferenze venivano sollevate il problema della dotazione organica, il trasferimento del patrimonio, per varie vicissitudini politiche e istituzionali non c'è stata mai decisione in ordine a questo, e per cui siamo arrivati a un ritardo notevole dove lo stiamo scontando oggi che abbiamo votato. Io non mi sento consigliere, tu non ti senti cittadino, l'altro non viene, dice ma veramente sta la nuova provincia? Insomma, tutti abbiamo delle forti preoccupazioni, però io invito a riflettere su questo terminare con questa, con questo comportamento. Cerchiamo di essere, e lo dico io che sto all'opposizione e che non volevo una provincia policentrica, cerchiamo di essere costruttivi, basta. Cerchiamo di produrre, di dire quello che hai detto tu, per esempio, un sito internet per dire già ai cittadini visibilità che c'è la provincia, comunicazione con i cittadini. Nardo, questo no, è il fatto ultimo. Se posso aggiungere qualcosa a quello che ha detto Bernardo, se noi avessimo avuto un altro anno o altri 2 anni, sarebbe stata la tragedia. Addirittura posso dire questo, che noi come Comitato di Lotta Barletta Provincia abbiamo inoltrato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale attraverso il nostro Presidente per far rispettare i termini delle votazioni nel 2008, perché noi dovevamo andare al voto nell'appuntamento delle consultazioni elettorali della provincia di Foggia, lo diceva la legge. Siamo stati soli a rivendicare tanto. Ma scusa, è quello che voglio dire. Noi oggi non sappiamo né il personale né il patrimonio che abbiamo acquisito. Non l'avremmo saputo nemmeno tra un anno, perché se l'abbiamo voluto, non contestiamo, non piangiamo, cerchiamo di essere costruttivi. Non sto contestando nulla, sto prendendo atto che sono situazioni che ci saremmo trovati, perché la nostra è una provincia un po' speciale, come dice giustamente il Presidente, è una provincia che per esempio ha 3 capoluoghi, poi verremo probabilmente in uno dei prossimi giri, che produrrà questi ritardi, oserei dire, naturali. Stavo dicendo la questione dei ritardi. L'istituzione della prefettura e della questura, se fosse stata ritardata anche di un anno, noi non avremmo accelerato la predisposizione delle sedi in favore del prefetto, del questore, e perché so che anche ad Andria ci sono dei ritardi notevolissimi. Nando, io voglio coinvolgere Gigi, perché mi sembra tra l'altro che Bernardo abbia anche un po' ragione. Inutile che ci lamentiamo, perché sapevamo che si andava incontro ad una provincia da costruire completamente. Con tantissime difficoltà che stiamo riscontrando Perché il ritardo che diceva, cioè il posticipare l'elezione di un anno che diceva Bernardo, secondo te? Questo secondo me, anche se è una opinione che rispetto, ma questo secondo me avrebbe comportato ulteriore ritardo, quindi in tal senso io concordo pienamente con quanto diceva Nardo Binetti, cioè sarebbe stato ritardo che si sommava ad altro ancora, avrebbe allungato ancora di più i tempi, e questo lo dico, se permetti, anche ora proprio da addetto ai lavori, certo, e in trincea, certo, in prima linea.
Allora, qui c'è stato un problema, e questo forse è uno scoop, oggettivamente, che stasera parte. Oggettivamente io ho notato, ho avuto conferma delle criticità che il commissario governativo Capriulo aveva incontrato nel corso dell'espletamento del suo mandato il 1 settembre, quando anche voi eravate presenti in occasione della sala consigliare del comune di Barletta, in occasione dell'insediamento del prefetto Sisa. Le conoscevamo queste difficoltà, sì, le conoscevamo, perché ogni volta Capriulo andava nell'assemblea dei sindaci non c'era una volta che si usciva con un deliberato su qualche cosa. E adesso era in crisi Barletti, adesso era in crisi Andria, adesso era in crisi adesso ce la batte, tirava Andria. Non c'è stata mai una decisione su qualsiasi punto. Questo è il ritardo. Ma Bernardo, tu quella mattina, il 1 settembre, quando ultimo scorso, hai sentito il prefetto Capriulo, hai verificato proprio dalla fonte, anche dal ruolo, perché è collocato in adesso ve la posso raccontare come... Addirittura ve la posso raccontare così. E ha detto a Sessa, al nuovo prefetto, in quella mattina pubblica, ha detto: il principale ostacolo sarà il ministero, sarà l'apparato burocratico, che vedrai quante difficoltà ti fare. Quindi era l'uomo proprio, tra virgolette, a fine carriera, perché auguriamo lunga vita al prefetto Capriulo, il quale, libero da questi lacciuoli che aveva avuto nell'espletamento del suo mandato, diceva come la pensava. E quindi in tal senso io concordo anche con quanto diceva Nardo Binetti. Probabilmente Capriulo avrebbe dovuto battere maggiormente il pugno sul tavolo, chiedere non due subcommissari alle prefetture di Bari e Foggia, che peraltro erano due viceprefetti, anche loro con il loro carico di lavoro, ma avrebbe dovuto chiedere un organico di gente che in pianta stabile svolgeva quel ruolo e che consentiva a questa creatura di muovere bene i primi passi. Luigi, scusi se ti interrompo ancora una volta. Figurati. Il prefetto Capriulo aveva il potere non di sostituirsi all'assemblea dei sindaci, cioè una volta che l'assemblea dei sindaci non decideva quello che doveva decidere, non poteva il prefetto Capriulo sostituirsi o surrogarsi. Il problema è stato tutto qui: la nostra incapacità amministrativa e istituzionale l'abbiamo scaricata facilmente sul commissario prefettizio, che non aveva il potere di determinare scelte. Questo è il discorso principale. La conferenza dei sindaci, oggettivamente, concludo il mio pensiero per continuare nel giro. La conferenza dei sindaci oggettivamente è stata molto presa da quei campanilismi dei quali parlavamo prima dell'inizio della trasmissione, in un clima assolutamente discorsivo e aperto come quello che c'è nel corso della trasmissione. Oggettivamente la conferenza dei sindaci è stata molto frenata, forse perché in prossimità di elezioni importanti, da prendere una posizione univoca. Come siamo frenati adesso per le regionali? Uguale. Però voglio dire, uguale. C'è sempre ogni anno c'è uguale. Quelli sono gli appuntamenti tutti italiani. Però voglio dirti, Mario, voglio richiamare anche alla tua attenzione di giornalista attento, e non è, come dire, adulazione questa, che le scorse regionali già esisteva la circoscrizione della Bartel. Cioè nelle scorse regionali che abbiamo votato, abbiamo votato Bernardo, con la circoscrizione, abbiamo letto anche lo ricordo, abbiamo letto anche il consigliere regionale, tre Corato, forse ci fermiamo a 4. Quindi, a dimostrazione di come le condizioni di partenza c'erano tutte e l'appuntamento del 2009 non era assolutamente un appuntamento da rinviare. Ora facciamo prevalere, in tal senso lancio anche un appello a Savino Montarulli, perché presidente, direttore, responsabile di un'associazione di categoria del mondo economico, in un incontro che ho avuto il piacere di avere con il prefetto Sessa presso la Palazzina Feltrinelli, devo dirti che lui stesso commentava un po' la non partecipazione del mondo economico in questa realtà. Allora, sì, le forze politiche, ma se vogliamo bene a questo territorio, le forze economiche tutte di questa sesta provincia a fianco delle forze politiche per lo slancio degli uffici e del nostro territorio. Ecco, allora, no, Savino, ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Abbiamo messo un punto a ciò che è stato. Adesso bisogna iniziare il percorso veramente della sesta provincia, ad iniziare dall'approvazione dello statuto e del regolamento. Un attimo di pubblicità. Eccoci in studio, seconda parte di Qualcosa in Comune. Stiamo parlando della sesta provincia pugliese con Luigi Riserbato, presidente
del Consiglio Provinciale, con Bernardo Lodi Spodo, presidente della Commissione Statuto, con Savino Montaroli, presidente dell'Associazione Io Ci Sono, e con Nardo Binetti, segretario del Comitato di Lotta Barletta Provincia. Abbiamo parlato nella prima parte di quelle che sono state le pecche che hanno portato, però per fortuna, alla istituzione di questa sesta provincia. 6 mesi sono trascorsi, la commissione ha avuto anche l'applauso del presidente Gigi Riservato per i suoi lavori spediti e concreti, ultimati anche in termini inferiori a quelli previsti. Allora, adesso io coinvolgo proprio Bernardo Lodi Spodo in qualità di ex presidente di questa commissione per lo statuto e per il regolamento. A che cosa siete addivenuti? Ma prima di tutto, Mario, voglio ricambiare gli apprezzamenti che ha fatto Luigi Riservato sul lavoro che ha fatto non il presidente Lodi Spodo, ma tutta la commissione, sia per lo statuto e sia per quanto riguarda il regolamento provinciale. L'ho detto in altre occasioni, non c'è stata maggioranza e minoranza, c'è stata un'unica commissione che ha lavorato in maniera seria, spedita, per approvare questo statuto e questo regolamento provinciale. Perché in maniera spedita? Proprio perché eravamo e siamo consapevoli che lo strumento che dà inizio veramente a un'attuazione della nuova provincia è lo statuto, che regolamenta la vita dell'ente provincia, e il regolamento provinciale, che consente la istituzione delle commissioni consigliari. Nel momento in cui funzionano le commissioni consigliari, significa che si produce la discussione di problemi nel settore scolastico, nel settore dell'occupazione, in tutto ciò che abbiamo previsto, e quindi diciamo che ci sentiamo un po' realizzati noi istituzioni e i cittadini che incominciano a seguire il lavoro che viene sviluppato dall'ente provincia. Il mio rammarico è questo qua, che abbiamo avuto 60 giorni di tempo per fare questo statuto, il regolamento. Lo statuto l'abbiamo consegnato il 5 ottobre, ci siamo insediati il 3 settembre nel giro di un mese. Il 27 ottobre abbiamo consegnato il regolamento, per cui rispetto ai 60 giorni, come dicevi tu, l'abbiamo consegnato alcuni già una settimana prima. E il mio rammarico è questo, che nonostante l'abbiamo consegnato il 5 ottobre, in data odierna, a distanza il 12, proprio oggi pomeriggio mi è arrivata via mail la comunicazione del segretario, che finalmente ha posto il visto di legittimità a distanza di ben 37 giorni. Non è possibile che la Commissione ci lavori 30 giorni per approvare, deliberare una bozza di statuto e il funzionario ci mette 37 giorni per metterci questo parere. E già questo non è un fatto positivo, perché in buona sostanza mi sento vanificato nel lavoro che abbiamo fatto, perché con molta puntualità, 2 volte alla settimana, e ripeto, con molto impegno, perché non si è trattato di copiare e trovare già statuti già pronti, l'abbiamo adeguato questo lavoro, senza tener presente differenze di territorio, abbiamo fatto un lavoro abbastanza serio, portando anche alcune novità. Ecco, che caratteristiche ha questo statuto? Quali sono le linee? Ma diciamo, queste due novità importanti è che abbiamo istituito l'Assemblea dei Sindaci, una conferenza dei sindaci permanente coadiui con la istituzione provincia, nel senso della programmazione, per cui verranno sentite preventivamente in sede di bilancio. Sulle grosse programmazioni c'è questa assemblea o conferenza dei sindaci permanente. L'altra novità è la partecipazione del rappresentante degli immigrati, che abbiamo previsto nel Consiglio Provinciale per quanto riguarda questo settore, la pari opportunità. Quindi abbiamo sviluppato alcuni concetti che io ritengo siano veramente di novità rispetto allo statuto che abbiamo fatto. E noi siamo stati costretti in un certo qual modo, quando abbiamo visto che passava un po' di tempo, perché credo che più passa il tempo e peggio è, si alimenta di più una discussione inutile che allunga notevolmente il discorso,
Abbiamo formalizzato una richiesta di consiglio straordinario, di consiglio provinciale, con all'ordine del giorno l'approvazione dello statuto e il regolamento. È stato sottoscritto da 7 consiglieri di minoranza e noi ho ricevuto anche oggi, ieri, la convocazione di Luigi per domani, dove c'è all'ordine del giorno i lavori che dovremo organizzare per il prossimo consiglio provinciale, e mi auguro, ma non perché... intendiamoci, ci voglia dare il merito ai 7 consiglieri di aver fatto questa proposta, no, perché noi abbiamo, Luigi, lo strumento la necessità su cui bisogna... di fare questo statuto, che poi sia Barletta, Antatrani, referendum, eccetera. Il problema... Voi avevate anche il compito di individuare la sede legale? Sì, proprio però, allora, sul problema della sede, però è successo questo, che siccome questo stava al secondo articolo, l'istituzione della sede, diciamo, c'è stata una richiesta unanime di tutti, dice scusami Presidente, non è che possiamo decidere, ci dai la possibilità, anzi diamoci, non ci dai, diamoci la possibilità di approfondire nelle varie città questa tematica. Va bene, rimandiamolo alla fine, quindi l'abbiamo rimandato poi alla fine, che era l'ultima seduta del CIM. Anche in quella sede i consiglieri che facevano riferimento all'UDC, Partito Socialista, Rifondazione Partito Comunista e Buona Politica, abbiamo espresso il nostro parere per istituire la sede a Barletta. Il PD in quella circostanza era assente, però poi ci ha spiegato anche che anche se fosse stato presente non avrebbe dato nessuna decisione, perché doveva ancora sentirsi con il proprio partito, c'erano le primarie. Sì. Adesso ci sono le regionali, poi ci saranno le comunali, poi ci saranno le provinciali, non lo sappiamo se l'interesse elettorale è superiore a quello delle 10 comunità. Ecco perché dico, la nostra responsabilità ce la dobbiamo prendere, non è che possiamo scaricare sempre oggi sul commissario e domani su questo, diciamo effettivamente come stanno le cose. Alcune parti politiche, le ripetiamo, UDC, socialisti, Buona Politica, Rifondazione Partito Comunista, abbiamo già espresso la nostra posizione. Come... Il PD e tutta la PDL, con motivazioni che loro hanno detto, abbiamo necessità di approfondire del parere del segretario, no, avevano necessità di prendere... Quindi un orientamento già, anche se di una parte della minoranza, un'indicazione c'è stata. Noi l'abbiamo già espresso. Dibattito assolutamente proficuo, aperto, quello di stasera, però ecco che ha anticipato di fatto quelle ombre delle quali ti parlavo nel mio primo intervento, perché di fatto se devo dirti fino in fondo come la penso, te lo dico da Presidente del Consiglio, questa richiesta di convocazione del Consiglio Provinciale da parte dei 7 consiglieri provinciali di fatto l'abbiamo ritenuta un po' tutti una fuga in avanti, e ti spiego perché proprio all'interno del, allora intanto sui tempi per i quali il segretario generale con i quali il segretario generale è stato chiamato a esprimere un parere di legittimità, se devo dirtela come la penso, ci stanno tutti, perché la segretaria generale ha fatto, che la dottoressa De Filippo in questo periodo ha fatto, cioè in questi mesi, ha fatto la segretaria generale, ha fatto la dirigente, ha fatto l'impiegata in alcuni momenti, e poi perché la segretaria generale è stata presidente di quelle commissioni di concorso che hanno selezionato i 6 dirigenti. Sono arrivate complessive sulle 1000 domande che vanno esaminate in dei tempi che sono quelli per legge, perché poi se non diventano quelli vengono attenzionati da altri organi per individuare poi questi 6 dirigenti. Quindi oggettivamente la segretaria generale ha fatto un lavoro proprio egregio sotto questo punto di vista. È chiaro, ha dovuto esaminare dal punto di vista della legittimità lo statuto, lo sta facendo per il regolamento, un lavoro fatto bene porta via dei tempi, per cui secondo me 30 giorni ci stanno tutti, secondo il mio punto di vista. Quello che invece io non ho assolutamente condiviso è stata questa fuga in avanti, ma ne parleremo domani in conferenza Capigruppo. Scusami Bernardo, anche per rispetto che porto nei confronti di questo organo istituzionale che ho l'onore di presiedere, di anticipare alcunché. Mi sento di dirti che l'ho ritenuta questa una fuga in avanti per la ragione che avevamo noi concordemente in commissione speciale, recependo i suggerimenti proprio loro, e per fortuna abbiamo a verbale,
ritenuto che questa, l'approvazione di statuto e regolamento, non poteva non passare attraverso una forma di pubblicità quanto più ampia possibile, quanto il coinvolgimento anche vostro, dico, certo, per dire, certo, ma perché no, dei sindaci che delle associazioni, comunità, delle associazioni. Quindi ora chiedere al Presidente del Consiglio di convocare un consiglio provinciale su questa tematica, io la ritengo veramente, come dire, proprio, ecco, come dicevano i latini, una excusatio non petita, accusatio manifesta. Luigi, no, allora, cioè, quello che ha detto lui stesso di fatto è questo. Luigi, allora, per esserti proprio sincero, sì, già io dal tuo tenore della convocazione, quando sì, parli di eventuale consiglio, certo, provinciale, mi sono accorto che non avete intenzione di convocare il consiglio provinciale. Però ti prego di credermi, sì, che non è stato assolutamente strumentale o fuga in avanti la presentazione, perché sarà casuale che abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio Provinciale e dopo due giorni ci arriva il parere del segretario, il quale segretario all'inizio è venuto in commissione, aveva il dovere di stare in commissione, secondo noi era molto più importante la sua presenza in commissione per seguire i lavori dello statuto, perché è lo strumento che dava inizio, e non dedicarsi ad altre attività che pur importanti ma non credo prioritarie rispetto allo statuto. Allora, sembra strano che ci sono 37 giorni per esprimere questo parere che arriva due giorni dopo, che abbiamo presentato tre giorni dopo il Consiglio la richiesta di convocazione. Sapevamo che effettivamente dobbiamo fare questo passaggio, possiamo essere anche d'accordo nel non fare il consiglio, questa è la mia opinione, ma l'interessante è che abbiamo espresso questo parere, facciamo la settimana e 10 giorni di consultazione, però lui non sentiamo quello che ho sentito da parte di alcuni colleghi del centrodestra che addirittura hanno detto in televisione ne parliamo a dicembre, a gennaio, non è possibile un fatto del genere. Allora vi chiedo questa sensibilità che sentiamo tutti quanti, la necessità di lavorare e di operare, approviamo questo benedetto statuto, cioè al di là di queste fughe in avanti, tu dici fughe in avanti, ma non è stato per niente strumentale, è un'esigenza Bernardo, privata. Bernardo, scusi, ma quando tu dici approviamo questo statuto significa indicare anche di individuare la sede, certo, evidentemente, certo, per la sede non ho sono capito ancora. Ecco, per questo ho detto, io sinceramente tutti la mia d'accordo opinione, della maggioranza, Mario, io e l'ho parte detto del già PD l'altra volta, adesso ci sono le regionali, non bisogna far prevalere questi tipi di ragioni, perché si ha paura che non dando a Andria non si vota a Barletta, dando a Barletta non si vota in Bernardo, non si vota in Lodi Sposa, e questo è il sistema che dobbiamo purtroppo evitare. Purtroppo, secondo per me, questa è uno degli, è una, scusate, delle pecche di questa dell'istituzione, perché il demandare poi dopo allo statuto l'individuazione della sede crea fenomeni di campanilismo che allora, sono aperti, Mario, tutti i giorni, e qui abbiamo, scusa, due rappresentanti, no, voglio, che quello che volevo dire, fammi dire due cose. Mario, quello che volevo dire, se durante la campagna elettorale si sono dette delle cose, bisogna mantenere fede a quello che si è detto, altrimenti se avete ricevuto, abbiamo ricevuto un consenso, l'abbiamo ricevuto per quello che si è detto, oggi non bisogna rimangiarsi quello che è stato detto in campagna elettorale, perché secondo me si sta rimangiando quello che è stato, scusami, detto in campagna elettorale. Arrivo subito, Savino, da Gigi voglio sapere, ecco, questi tempi di cui parlava Bernardo per convocare il Consiglio Provinciale per deliberare questo statuto, secondo te quali possono essere? Ma secondo me, voglio dire, a questo punto è normale, posto che siamo qui il 12 novembre che si slitterà a dicembre o forse anche nell'anno nuovo, ma lo ritengo proprio fisiologico, perché noi non è fisiologico, Luigi. Verremo, intanto bisognerà vedere la legittimità, lui dice di essere ex presidente, ma secondo me lui tornerà ad essere presidente di questa commissione, ti spiego anche perché. Assolutamente, perché la palla ritornerà nella assolutamente. Oggi anticipiamo, non ti spiego perché le correzioni che il segretario generale ha posto, le discutiamo in consiglio provinciale. No, le discutiamo. Visto e considerato che i consiglieri mettono in discussione la bozza di statuto, che io sono stato delegato come sei stato delegato tu dal consiglio provinciale, si rimette in discussione, andiamo direttamente in consiglio provinciale a discutere tutto lo statuto, abbiate pazienza. Il consiglio provinciale dovrà approvare lo statuto nella sua interezza, presentato dalla commissione. Presentato dalla commissione, peraltro proprio la bozza lo dispoto, proprio per una forma di che riguardo. Poi dobbiamo vedere le modifiche che ha fatto la segretaria, se sono legittime le modifiche che ha fatto lei, ancora è entrato in problemi, al di là della legittimità, è entrato nel merito di questioni che non gli toccava. Gli strumenti anche giuridici, se permetti, per farlo, oltre che quelli di buon senso. Mario, è un appuntamento, è un documento di estrema importanza. Partire con questa fretta, che può anche nascondere come dire, delle difficoltà politiche, perché guai a nascondere la verità. I cittadini lo percepiscono. Ho l'impressione che andremo dopo la regionale ad approvare lo statuto.
Se non certezza, da quello che mi dice Luigi. Questo, questo potrà anche accadere, cioè nel senso che dovete dalle forze politiche. Questo dipende dalle forze politiche, dalla convergenza. E questa è una delle cose che i cittadini, stando a guardare, non accettano. Allora, prima provocatoriamente il presidente lo dispoto, no? Mi ha voluto far apparire come quello che ha posizioni di retroguardia, guardiamo al passato, invece dobbiamo guardare in avanti, fate proposte. Il problema è che la storia del passato, noi l'abbiamo vista come storia che ci porta oggi a fare delle considerazioni che guardano al futuro. Voi, in questo dibattito politico, che ancora oggi, dagli spunti che abbiamo, ci fate capire come cittadini che è un dibattito politico vecchio, subordinato, condizionato da elementi di cui alla città, ai cittadini, non interessa. Io li sto denunciando, come fai a dire che picchio il mio ragionamento? Date pazienza. Forse sono l'unico politico che ha dichiarato politicamente tutto fatto. Sabi, no, non devi parlare in generale. Però mi permetti di dare atto, mi devi dare atto. No, scusami, Sabi, allora, con me devi essere leale. Mi devi dare atto, e me lo devi dare in televisione, che sono stato l'unico politico, e lo riconfermo stasera, che secondo me è strumentale, è la colpa è dei politici, se oggi ritardiamo ancora, qui sto facendo io un'autocritica. Stiamo criticando questo modo di operare, che se non è tu hai fatto bene a dire che non ti appartiene, ma questo modo di operare i cittadini lo vedono come delegittimazione. Il problema vero è che ancora una volta non si sente, i tempi della politica sono diversi, molto diversi dai tempi della realtà. Mentre si discute su queste cose che sono i punti cardine per avviare altri procedimenti, perché se non c'è lo spirito costruttivo sulle basi, figuriamoci quando dobbiamo andare a costruire, cioè in buona sostanza noi a gennaio gli accessori, gli opzioni. Da quello che dice, a gennaio noi non avremo commissioni consigliari che potranno mai funzionare per affrontare i problemi. Quindi noi andremo a gennaio che approveremo bilancio, finanziamenti, avremo di tutto, di tutto. Allora, continuo tornando un pochettino all'aspetto civico della cosa, perché mi piace mantenere questa posizione. Se vogliamo parlare in un altro momento degli strumenti di crescita che per me sono in questa provincia e che non ci sono ancora, ne possiamo parlare quando volete, possiamo parlare dei grandi piani strategici di Area Vasta, la fine che faranno e come sono diverse le prospettive rispetto a quello che si era paventato. Ma guardate, campanilismo, la differenza è tra la gente che dice che io sono per il campanilismo, ma come spirito di appartenenza, e la falsità di chi dice di non essere campanilista, ma lo è più degli altri. I sindaci di questi comuni sono i veri fautori del campanilismo. Domenica scorsa in comuni di questa provincia si sono svolte 5 manifestazioni contemporaneamente a San Ferdinando, al Castello di Barletta, al Castel del Monte. Non hanno avuto la capacità di concertare, magari di farle comunque tutte e cinque, ma di creare il sistema, il circuito, dare visibilità ad ognuna delle manifestazioni. Sulla moda, lo stesso, 20 giorni fa, una ad Andria, una a Barletta, ma la cosa peggiore è che c'è vero spirito di campanilismo. Sono convinti che ogni manifestazione debba essere e sia migliore dell'altra. Allora, se vogliamo parlare di queste cose, confrontiamoci con chi ha la responsabilità di guidare la città e di formare le popolazioni. Torniamo nel concreto anche al dibattito che vede me e Binetti in un rapporto sincero. Noi siamo stati quelli che abbiamo lanciato addirittura l'idea di costituire un CCI, Comitato Civico Interprovinciale. Ci sono delle realtà associative sul territorio che operano. Diceva bene il Presidente Riserbato, però Presidente, quella famosa associazione di categoria di cui io sono il direttore, che è stata la prima ad avere uno statuto provinciale BAT e che ha deciso di avere la sede ad Andria, oggi al comune di Barletta, e vorrei chiamare qui il sindaco Maffei, non è mai stata chiamata in 4 anni a dare parere su provvedimenti che riguardano il commercio, avendone noi molto più titoli di altri. Se non sbaglio, sono queste per legge. Sono le discriminazioni che non possiamo subire. Allora, se c'è lo spirito di coinvolgere tutti, dobbiamo superare questi problemi. Però, Binetti, Nanto, dobbiamo superare un altro problema. Quando voi scrivete a marzo, e lo avete scritto su questo comunicato stampa, ripetendolo volutamente più volte, io l'ho sottolineato,
Il dottor, il professor Nicola Di Modugno, che è stato con me in un'altra trasmissione, ripete: assemblea dei sindaci della provincia di Barletta-AT. La ASL di Barletta-AT. Io, in maniera irruenta, nel senso col massimo rispetto, mi rivolse al professore dicendo: provincia di Barletta lo capiscono tutti, ma perché provocare? Perché mettere AT? È già un passaggio, è già un passaggio in avanti a quello della BAT, se mi consente. No, scusami, almeno passaggio più, in avanti non ce ne sono. È più comprensibile che stiamo parlando di un ma territorio, no, signore. E qua, non già di una multinazionale. Sulla sigla BT noi abbiamo sempre rivendicato da parte nostra come giusto riconoscimento. Qua sono venuti anche rappresentanti politici in televisione a dire no, tutte le altre sigle creavano confusione, cioè si dava questa motivazione futile. La sigla AB, Andrea Barletta, cosa avrebbe generato di tanta confusione? Non l'ha prevista il Ministero? Va bene, ma non diciamo che AB genera confusione. Però le sigle, gli acronimi sono importanti. Tu sai meglio di me che sui siti dei comuni internet oggi hanno tutti un dominio comune e purtroppo non è stato ancora cambiato, perché dobbiamo anche discutere cos'è oggi la BT e AB, quello che sia. Non esiste ancora. Se tu vai nel sito delle agenzie delle entrate, dove si vanno a istituire le nuove attività, se apri una partita IVA e vai nel menu a discesa, tendina si chiama, cioè quando si seleziona un comune, esce in automatico la provincia di appartenenza. Molti risultano ancora BA. Tant'è vero che i domini dei comuni www.comune.barletta.ba.it, quel BA diventerà tutto BT, per cui la visibilità dell'acronimo è a livello planetario, perché chi leggerà il sito internet e dovrà digitare dagli Stati Uniti d'America per entrare nel sito della provincia di Barletta Andrea Trani sarà www.provincia.bt.it. E qual è il problema? Andrea, qual è no, il problema? Stiamo parlando del valore della sigla. Il problema è che questo grosso riconoscimento che avete avuto è che noi abbiamo anche riconosciuto, perché pur rivendicando una diversa identificazione non abbiamo fatto le barricate su questo. E voglio ricordarti, caro Nardo, che quando avete avuto l'assegnazione dalla prefettura ed è successo ad Andrea, sapete a livello politico quello che è successo. Se andate sul gruppo nostro di Facebook ci sono i filmati, le sentite le dichiarazioni del sindaco Zaccaro, del consiglio comunale, delle dimissioni, poi rientrate, eccetera. È successo qualcosa di importante a livello politico, tirando in ballo la questione del famoso documento di luglio disatteso, ma non voglio tornare su questa storia. Però vi dico che Andrea, quando avete avuto l'assegnazione dalla prefettura, non ha alzato le barricate. Ha in qualche modo, e parlo della società civile di Andrea, voglio sempre fare in maniera netta un distinguo con i politici, perché oggi io rappresento la società civile e ne sono orgoglioso. Andrea non ha alzato le barricate. Quando è venuto il sindaco nostro, Vincenzo Zaccaro, a Barletta, non è stato accolto in maniera molto gentile. Allora oggi Andrea, lo dico chiaramente, rivendica la sede legale nella città di Andrea. Non perché è un privilegio, perché riteniamo che questo vada a completare il concetto di policentrismo. Se invece è nata una provincia diversa da quella che è stata millantata anche nelle campagne elettorali, bisogna avere il coraggio di dirlo. Questa è la provincia di Barletta, diciamolo, però Boraccino lo disse che era morta la provincia di Barletta. Se è tornata la provincia di Barletta, basta dirlo, i cittadini hanno gli strumenti per avviare tutto quello che vogliono. Chiamiamolo referendum, sentiamo quello l'ordine, che vogliamo. Sentiamo l'ordine. Allora, andiamo per ordine. Innanzitutto voglio raccogliere la tua dichiarazione in base alla quale hai detto che non sarebbe stato lo statuto e quindi la nostra provincia a stabilire quale delle tre città capoluogo dovesse essere la città capoluogo e quindi sede legale. Ma no, lo diciamo questo, noi. Questo è previsto dalla legge. Perfetto. Comunque. Lo so che è previsto dalla legge. È previsto dalla legge, dove lo dice esplicitamente, però, che è lo statuto che decide la però, sede della in un parere, lo dice proprio lo in un parere della legge 148, del 1992 del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, per una analoga prima sorta in altra provincia,
con triplice denominazione, ma con unico capoluogo, poi, e mi riferisco alla provincia del Verbano, Cusio Ossola, che corrisponde alle città di Verbania, Omegna e Domodossola. Ebbe a dire il Consiglio di Stato: la scelta del capoluogo propriamente detto non può essere lasciata all'autonomia statutaria dell'ente locale, ma deve essere espressa direttamente dalla fonte legislativa che istituisce la nuova provincia. Detto questo, i nostri legislatori hanno rimesso allo statuto, hanno demandato, ha ignorato e si è inventato per la prima volta nella, diciamo, in questa non è che ha ignorato, non aveva alternative. Diciamo questo, non aveva alternative. Non andremo alternative. Noi le avevamo dato, non si faceva noi più le avevamo dato una mano, perché noi per la prima volta. Bernardo dice la verità, non si faceva più la provincia, però ora si è fatta, il problema rimane. È prevista dalla legge, bisogna farla, la sede va indicata nello statuto. Allora Bernardo, noi per la prima volta, dico noi come comitato, abbiamo messo in condizioni uno dei parlamentari del territorio, l'onorevole Ermanno Iacobellis, all'epoca era deputato della, del collegio elettorale di Trani Corato Ruvo, gli facemmo presentare la proposta di legge della istituzione della provincia di Barletta Andria Trani con capoluogo Barletta. Fu presentata, addirittura fu anche sottoscritta questa proposta dall'allora segretario nazionale del Partito dei Popolari Udeur, Clemente Mastella, e andò avanti. Dopo 40 giorni un deputato del nostro territorio, e quindi l'onorevole Gian Nicola Sinisi, si, diciamo, proprio tra virgolette, inventò, innanzitutto condivise la denominazione, si istituisce la provincia di Barletta Andria Trani, il capoluogo, articolo 2 della 148, poi approvato, risiede nelle città di Barletta Andria Trani. Innanzitutto diciamo, fece un timido tentativo di modificare l'ordine dei tre capoluoghi utilizzando l'ordine alfabetico. Dopodiché le cose furono messe a posto, poi diciamo possiamo anche chiarire questo passaggio. Stiamo arrivando alla sede legale. La sede legale, Andria, la sede legale, il legislatore in un certo senso. Sembra un gioco metterla in questi termini. No. Sembra un gioco. Andria che perfetto, dice, però detto così, ma se guardiamo queste storie, guardiamo in retroscena, Andria, conoscendo di queste quando il legislatore ha sancito che la provincia è di Barletta Andria Trani e il capoluogo risiede nelle città di Barletta Andria Trani, e il governo attraverso il Ministero dei Trasporti eccetera ha anche coniato una sigla che diciamo è quella di BT, ha dato un chiaro messaggio ai futuri organi istituzionali locali di come dovessero andare le cose. Non fosse altro anche perché con un decreto legislativo del 16 novembre del 2006 si è data anche la localizzazione dell'ufficio territoriale del governo e quindi della prefettura nella città di Barletta. Che cosa sta a significare? Che lo stesso parere del Consiglio di Stato a un certo punto dice questo, e poi chiudo perché non voglio, diciamo, approfittare più il di comitato tanto. Il comitato di notte è così, Mario, sono terribili, sono, Beh, ma anche Andrea non sì, anche Andrea, ecco. Allora, un'ultima. Poi Savino, mi devi fare un piccolo chiarimento su questo comitato civico interprovinciale, per poi andare subito in pubblicità. Certo. Allora, bisogno di più ore di trasmissione. Allora, infatti, dice in buona sostanza il Consiglio di Stato che la sede legale risiede nella città sede della prefettura. Allora che cosa sta a significare tutto questo? Che non è che stabilito che la sede legale debba essere Barletta,
la individuazione di tutti gli uffici di questa benedetta provincia che si chiama policentrica, però se andiamo a leggere nei sette articoli della legge nostra, sette, otto articoli, di policentricità non se ne vede ombra. Nardo, perché l'unico passaggio che si dà per la dislocazione degli uffici è quando si dice che per quanto riguarda gli uffici periferici dello Stato si deve badare alla vocazione territoriale che il prefetto Capriulo ha ben interpretato dando la questura ad Andria, che non è un ufficio di poco conto, tenuto conto che adesso abbiamo 80... Quale sarebbe la vocazione territoriale di Andria avendo la questura? Sembrerebbe quasi una provocazione. No. Mentre... Sei sicuro che l'economia di Andria potrebbe meritare altri uffici, mentre Andria e Trani... anche confrontarci sulle economie territoriali. E Andria, con la questura hanno avuto per vocazione territoriale la questura e gli uffici giudiziari. Barletta ha avuto come... vocazione territoriale, quella di avere la longa manus dello Stato, il governo centrale, perché l'ha sempre voluta la provincia, l'autonomia, la rivendicata. Allora, Nardo, scusami, da quello che tu dici oggi, io ho già prenotato ad Andrea, ho fatto domanda al presidente del Consiglio Comunale perché utilizzeremo la sala consigliare per spiegare le cose ai cittadini. Noi andremo a dire ai cittadini di Andrea, io devo dire, che quello che oggi ci viene presentata, almeno dalle considerazioni che sono ovviamente di parte, ma che tu fai in riferimento anche a degli aspetti normativi, oggi si sta parlando di una provincia che è stata presentata nelle campagne elettorali e in altre circostanze come un'altra provincia. Allora, scusami, la provincia di cui tu parli, che sarà stata pure ripresa in alcuni momenti nell'aspetto normativo per mantenere un po' di filo storico, ma stai continuando a parlare di un'altra provincia. Ma perché? Non è la stessa. Ma perché? L'abbiamo voluta noi, Barletta Andria Trani. L'abbiamo voluta noi. È la provincia policentrica di cui tutti hanno parlato. Scusate, ma quando il sindaco di Andria o altri autorevoli esponenti, che sono anche professionalmente, voglio dire, sono degli avvocati, diciamolo pure, certo, quando parlano di policentrismo e tu mi vieni a dire che è una cosa inventata, ma di che cosa non compare. No, a proposito, non comparendo, non bisogna Mario, parlare io volevo, di Mario, volevo dire al Mario, presidente, anche se sta buono e bravo, però è un dibattito importante che a te come presidente del Consiglio serve, perché allora questo benedetto policentrismo, spiegatemi perché il policentrismo si ferma a Barletta e Andria Trani. A me è stato sempre rimproverato come amministratore di Foggia, dobbiamo andare nella provincia di Barletta, Andria Trani, perché siamo stati emarginati da Foggia. Io voglio capire, Foggia, Margherita, Trinità, San Ferdinando, Minervino e Spinazzola, perché si parla di policentrismo solamente a Barletta e Andria Trani? Noi non c'entriamo in questa nuova provincia. Abbiate pazienza. Stiamo parlando e queste città di sedi non hanno proposto, autoproposte. Scusami, se parliamo di sedi è una cosa. Se ti parliamo di tutto, dobbiamo parlare di policentrismo Savino. Secondo me, nuova provincia, anzi, che ha un futuro solo se sarà una provincia nuova, non una nuova provincia, deve partire proprio da quei territori. Qua abbiamo dei territori di fronte a noi, Spinazzola, che rischiano di scomparire. Guardate che qui il livello di popolarità e lì dobbiamo partire, però non si fa niente. Devo riconoscere assolutamente che il dibattito è proficuo, ma chiaramente questo comitato interprovinciale che vuol sorgere per iniziativa di Montaruli, poi spero che sia un comitato... Ci deve spiegare ma spero che poi sia un comitato che poi arrivi ad una sintesi, non voglio dire un compromesso, ma sicuramente a una sintesi, anche se un compromesso forse sarà inevitabile anche arrivarci. Apprezzo la posizione corretta di Montaruli quando dice che addirittura il comitato di lotta, e devo dire è quello anche che io penso, ha delle motivazioni anche normative, e ti spiego anche perché velocissimamente. Hanno avuto sempre la bontà, già da quando c'era il compianto precedente presidente avvocato Antonio Di Lecce, che mi piace anche in questa circostanza ricordare, hanno avuto sempre la bontà di invitarmi persino da consigliere comunale della città di Trani, perché quello era l'incarico che
ricoprivo sino un po' di tempo fa, è vero Nardo? Come no? Lo puoi confermare. E io ho partecipato a queste riunioni che loro tenevano nel 2005, nel 2006, al Circo Unione di Barletta, in delle domeniche invernali, ad affrontare questo argomento, sempre con un taglio molto normativo, molto giuridico, e con una tradizione storica che probabilmente i comitati di Andria, che via via sono sorti, probabilmente oggettivamente per un fatto proprio, come dire, di tempo, hanno avuto più di recente, certo, e non hanno avuto in passato. Ora io voglio dire, voglio affidarvi questa riflessione. Chiaramente il ruolo del Presidente del Consiglio è un ruolo che deve avere delle garanzie di imparzialità e di autonomia, di stacco e magari anche di sintesi all'interno delle conferenze capigruppo e all'interno del dibattito consigliare. Ma il governo centrale ha assunto un atteggiamento che probabilmente poteva risultare pilatesco. Cioè, io non dico qual è la sede legale se la vedesse con loro. Però probabilmente quella posizione del governo centrale è stata anche una posizione di rispetto del nostro territorio. Cogliamola in tal senso, cioè rispettiamo la volontà del nostro legislatore di saperci determinare nell'individuazione di una sede legale che abbia dei criteri di oggettività. E in tal senso devo dirti che la posizione di Ventola, del nostro presidente della provincia, è una posizione che io condivido tanto. Intanto la condivido per un pizzico di campanilismo, perché lui nelle riunioni delle segreterie provinciali, ovviamente della PDL, dice sempre che secondo me, ma lo dice con il sorriso sulle labbra, secondo me la sede legale doveva andare a Trani, perché lui è molto innamorato della nostra città. C'è una sorpresa anche per te tra poco. Ma questo chiaramente lo dice amabilmente, chiaro, con la simpatia che penso gli riconoscono tutti, gli riconoscono anche i consiglieri di minoranza. Superato questo momento di assoluta, come dire, anche se voglio dire Trani avrebbe anche tradizioni, come dire, giuridiche, storiche per poterla rivendicare, ma Trani in questa posizione oggettivamente non c'entra, e, o meglio non vi entra, anche un po' per il carattere del tranese. Lui dice dovrà essere un percorso estremamente condiviso, come dovrà essere condiviso con le segreterie provinciali dei partiti. E io a riguardo, e concludo perché mi darai atto che sono anche negli interventi molto moderato, e ti dico che ti richiamo solo questa attenzione. Il PD, che accanto al PDL è il partito principale del nostro panorama politico nazionale, il PD di Barletta dice una cosa. Il PD di Andria, per bocca altrettanto autorevole, mi riferisco proprio a quella del Presidente del Consiglio Comunale che prima citava Montaruli, che ritengo autorevole in quanto il collega Vita Nostra è collega da due legislature Presidente del Consiglio e Consigliere Comunale di lungo corso, dice tutt'altra. Allora Ventola dice chiariamoci, acquisiamo un percorso condiviso dei pareri, magari anche con degli strumenti di partecipazione popolare, e poi noi in 5 minuti, noi Consiglio Provinciale, approveremo la sera. Ci fermiamo solo un attimo. Quindi anche l'istrumento di partecipazione popolare non si esclude il referendum, mi sembra di capire. Ne discutiamo subito nell'ultima parte, pubblicità. È lunga la strada. Terza ed ultima parte di Qualcosa in Comune, stiamo discutendo della sesta provincia pugliese. Il dibattito nella seconda parte si è soffermato sulla sede legale che deve essere individuata dallo statuto. Chiaramente abbiamo i due rappresentanti di Andria e di Barletta che si contendono la sede legale. Però noi la pari dignità. A proposito, prima di un contributo filmato, questo coordinamento civico, allora, Mario, interprovinciale, che cos'è? A me sarebbe piaciuto tanto se in consiglio provinciale, oltre che a discutere di queste cose, si fosse avviato un bel dibattito, possibilmente concreto e risolutivo, sulla figura del difensore civico provinciale, visto che in questi comuni della provincia, tranne Corato che lo ha eletto, che non fa parte, nessuno ancora ha pensato di dare uno dei più bei strumenti di partecipazione. Per cui immagino io questo tipo di coordinamento, cioè le associazioni civiche cittadine che hanno da dire qualcosa, hai letto la bozza? No, non ho avuto la fortuna, adesso dico perché. Allora è previsto. Ad Andria è previsto da 30 anni, non si è mai fatto. Scusa, no, non solo è previsto, ma abbiamo demandato all'attuazione a un regolamento appositamente per il difensore civico. Allora, io immagino questo coordinamento. Anche se ti interrompo, io vengo dall'esperienza di assessore provinciale a Foggia per circa 8 anni
il difensore civico, poi bisogna anche capire bisogna capire poi, che fa. Poi però che mi devi spiegare quali sono gli strumenti per nominare il difensore civico. Certo, io parlo di un altro difensore civico. Io non parlo di quello espressione servile della politica. Io parlo di difensore civico eletto dal popolo. Abbiamo un'altra visione. Allora il problema oggi è questo. La rappresentanza dei cittadini dove sta? Io ho saputo dal professor Di Modugno che in maniera sincera ha detto: noi abbiamo presentato una bozza di statuto in consiglio provinciale. Noi, Comitato Barletta, ha detto anche che il consiglio provinciale... Non ne hanno notizie. Ho la registrazione. Ho la registrazione. Ma non il consiglio provinciale. Stai tranquillo. Alla commissione. Comunque, ha detto poi... La Commissione ha già espresso il suo parere su Barletta, voglio vedere come il Consiglio ribalterà questa cosa. Naturalmente questo è emerso nel dibattito e chiaramente, tra virgolette, la mia provocazione ha fatto sì che uscisse fuori anche questo, però io non ho nulla da dire su questo. Però mi chiedo perché una parte, perché alcuni hanno avuto il privilegio e altri no? Io personalmente quale privilegio? Quello di poter interloquire con scusami. Scusami, con noi il comitato non ha proprio il comitato di Barletta. Allora, ti sbagli proprio. Uno che dice, posso dirlo io o lui dice. Abbiamo il presidente della commissione, abbiamo il presidente della consiglio. È venuto il consigliere Luigi Antonucci con questa bozza, vicepresidente, con questa bozza di statuto presentato, e ho detto l'unica bozza di statuto proposta è stato delegato il presidente a presentare, altre bozze di statuto non ce ne discute. Allora è inutile che si faccia qualcuno vanto di questa cosa, diciamo le cose come stanno. Perché però, scusami, fammi finire, sarebbe stato interessante ascoltare tutti. Non abbiamo ascoltato nessuno, perché ho detto se ogni consigliere presenta una propria proposta di statuto non ce ne usciamo più. Stiamo parlando della società civile, dei vostri elettori. Ci volete dare uno strumento di partecipazione? Che tu vuoi fare la proposta di statuto? Non fare la proposta, la bozza. Noi ci dobbiamo confrontare. E l'ha detto il presidente che ci confronteremo. Sì, è proprio quello che vogliamo fare. Allora, se lo vuoi fare a priori, la provincia non parte più, con queste teste che abbiamo. Io sto rispondendo a una domanda precisa di Mario, perché quando Mario mi dice qual è lo scopo del comitato interprovinciale civico, io voglio arrivare a capire qual è lo scopo. Sono partito dal difensore civico provinciale, che per quanto mi riguarda, vista da un certo punto di vista, è una figura che secondo me potrebbe essere, se eletta in un certo modo, rappresentativa dei cittadini, e sto dicendo che questo comitato può essere l'unione delle volontà da parte di comitati, associazioni, visto che ce ne sono tante, sparse sul territorio dell'intera provincia, che sganciate dai sindacati, dai partiti, perché ormai adesso si va per lobby, no? Diciamo la verità, lo dico anch'io che possa avere anche un momento di confronto all'interno della società e di poter rappresentare, rappresentare anche perché, scusami Mario, fra tre mesi la parola società civile sarà di nuovo strumento elettorale e non chiamiamola solo in campagna elettorale. Credo che sia superato questo fatto. Nardo, sei d'accordo con questo coordinamento? Posso aggiungere qualcosa però? Brevissimo, perché abbiamo un contributo filmato. Noi come comitato siamo stati propositivi anche per quanto riguarda la redazione dello statuto, però siamo andati oltre. Il mese scorso c'è stata una riunione a Monza e abbiamo partecipato in prima persona, perché si doveva discutere di un aspetto importantissimo. Il collegamento tra le tre nuove province, per quanto attiene taluni enti importantissimi, vitali, come motore di partenza di questa provincia, Camera di Commercio e Assindustria. Hai sentito le dichiarazioni di Confindustria oggi, della Terza? Sì, ieri. Noi abbiamo... Riflettiamo sulle dichiarazioni abbiamo, di Alessandro La Terza. Abbiamo scoperto... Spiegami, sei d'accordo con questo coordinamento? Ci vogliamo confrontare fuori dalle istituzioni? Noi abbiamo dato il nostro assenso, però il giorno successivo, sulla stampa, abbiamo letto che invece Andrea... attraverso le interassociazioni di cui tu sei diciamo delegato, il responsabile, portavoce, disconosceva, dopo la trasmissione che abbiamo tenuto
faceva delle riflessioni su quello che è emerso nella trasmissione, tra cui anche il fatto di aver appreso, e non lo sapevamo, che mentre voi avete avuto la possibilità, in qualche modo, perché il professor Di Modugno ha dato il contributo al consigliere, E allora io dico... Come lo potevi dare tu ai quattro consiglieri di Andria? Il coinvolgimento deve partire sganciato da altre logiche, dall'istituzione. E allora io aggiungo, un'altra cosa. Ma però sta dicendo che è d'accordo con il coordinamento. Aggiungo partiamo dalla sede legale ad Andria. Mario, partiamo da quello. Qui discutete tra voi. Partiamo dalla sede legale ad Andria. Voglio aggiungere che noi abbiamo addirittura inoltrato al presidente di questa provincia una ipotesi di decentramento degli assessorati che è frutto di elaborazione, ma non da oggi, prima che nascesse la provincia. C'è stato un momento in cui, durante la fase dopo l'approvazione della provincia, un presidente di commissione parlamentare aveva messo i freni per far nascere le camere di commercio nelle tre nate province. Noi siamo andati a Bari a prenderci tutti i dati relativi alle 10 città e abbiamo inoltrato questi dati alla competente commissione parlamentare. C'è stato l'emendamento frutto di elaborazione dei tre comitati Monza, Fermo e Barletta, e lì sono nate già le due camere di commercio. Questi sono i ritardi che noi dobbiamo colmare. Ascoltiamo il contributo prima, perché forse c'è qualche soluzione che venga dai cittadini. Gigi, attento a queste. Siamo andati in giro con qualche abolizione di provincia, forse. Lo diceva anche l'amico Savino prima delle elezioni, o no? Diamo i soldi ai terremotati, diceva Savino. Possiamo partire con la memoria storica. Ci mancherebbe. Possiamo partire con il film. Ti hai seguito. Come no? Dove dovrebbe essere ubicata la sede della sesta provincia? La sede della sesta provincia? Questa questione che sta tanto facendo discutere. Non lo so, Barletta, Trani, insomma, praticamente, insomma, dovrebbero essere queste. Quindi la scelta tra Barletta o Trani? Barletta, Trani, insomma. Quale per la maggiore? Non lo so, Barletta, Trani. Oddio, Andria pure, potrebbe andare pure, diciamo. Non voglio essere un partigiano, diciamo. Comunque vanno bene. Una delle due. Vanno bene una delle due. Basta che ci sia. Anche delle tre, basta che ci sia, insomma. Ecco. Non lo so, non so cosa rispondere. Perché non siamo ancora informati. Da nessuna parte, perché per me prima i politici dovrebbero pensare prima ai posti di lavoro, perché quando non c'è lavoro non serve comandare o distruggerci anche i nostri soldi e metterci ancora altre tasse sulla nostra pelle. Dovrebbero pensare prima ai posti di lavoro e poi ai posti di potere. Direi che la sede più adeguata sarà quella di Barletta, penso, perché comunque è un territorio più vasto e permette di ospitare un maggior numero, appunto, di delegati, di rappresentanti del popolo. Dove vorrebbe che fosse ubicata la sede legale della sesta provincia? Che ti devo dire? È una questione tanto discussa, lei che ne pensa? Cioè, la verità, io non sono a corrente di queste cose, no? Non ti saprei neanche rispondere perché proprio sono... Ma pensa che ci sia poca informazione a proposito? Anche. Poi qualcuno che ne parla di queste cose al corrente ti risponde, ma io a verità, io di lavoro solamente posso parlare perché non c'è niente e non si interessa non di niente. Chi sta lì fa i comodi suoi, litigano fra di loro chi deve mangiare di più e questa è la soluzione, questa è l'Italia. E la sede la facessero dove vogliono e dove stanno comodo loro, capito? Dove stanno comodo la facessero, così stanno bene e non pensano agli altri. Si faccia solo un bel salotto pure, così stanno più bello, tranquilli e tutto. Per me è un miglioramento, in quanto non si va più a Bari. Siamo qui in zona, quindi è meglio così. Quale città, secondo lei, dovrebbe ospitarla?
Beh, almeno secondo me Barletta deve... Per quale motivo? Perché c'è molta industria. Invece Trani, sì, c'ha le segherie, ma anche quelle. Andria è un grande paese, ma è un paese agricolo. Invece Barletta è stata sempre una cittadina. Tutto lì. A Trani. A Trani, naturalmente. Non c'è posto migliore, perché oltretutto qui ci sta il tribunale, c'è la conservatoria, c'è il comando provinciale dei carabinieri, ci sono tutti gli uffici. Trani è del circondario delle tre città quella che ha le maggiori attitudini ad avere, diciamo, gli uffici, perché purtroppo per i tranesi e per Trani Andria e Barletta sono città commerciali, città che hanno un lavoro, come dire, diverso da quello che è l'attitudine del tranese, almeno per questo. Non so, mi coglie un po' impreparata. Ma pensa che ci sia poca informazione a tal proposito? Forse, sì, forse ce n'è tanta. Dove vorrebbe che fosse ubicata la sede della sesta provincia pugliese di cui tanto si parla? Al centro del perimetro, diciamo, di Trani, Andria e Barletta. Quindi un punto imparziale? Imparziale, perché hanno lottato tutte e tre, anche se Barletta ha lottato di più, però automaticamente farebbe piacere tenerla al centro del triangolo, diciamo. Ad Andria. Per quale motivo? Perché ad Andria ci sono 100.000 abitanti. Quindi sarebbe giusto farla là? Eh sì. Ma io direi Trani. Per quale motivo? Ma per tanti motivi, è la perla dell'Adriatico, quindi... Penso che Trani sia la sede migliore. Eccoci qua, Trani, la perla dell'Adriatica. La bellezza di Trani, anche perché... Veramente complimenti anche alla tua giornalista, perché ha fatto questo bel servizio, che mostra intanto disinformazione, e molto allarme sociale per le occupazioni, situazione che veramente ci mette in grande ansia. Io penso che probabilmente fare i politici in questi anni sia veramente uno dei momenti storici più difficili del panorama, anche se magari in altri momenti storici ci sono state altre emergenze, ma questo dei posti di lavoro, della situazione occupazionale e una grossa pressione che si avverte sul proprio che i politici sentono come fiato sul collo. E poi grande anche obiettività da parte di tutti i cittadini intervistati, perché ognuno ha detto la sua, e non trascurerei anche quell'ipotesi, peraltro di un mio concittadino e peraltro anche fratello del 7 volte sindaco di Trani, Baldassarre. Voi non lo sapevate? Non lo sapevo, ma assolutamente, lo dico io. Perché sono interviste raccolte per strada. Somiglia. E il quale, devo dire, anche diceva che non è da escludere questa ipotesi, però... Questa potrebbe essere una soluzione per un'eventuale sede, cioè immaginare una sede in prossimità di uno svincolo della 16 bis, che è quella che attraversa la cittadella della provincia. La cittadella della provincia, questa potrebbe essere. Però ciò non toglie che poi comunque, diciamo, una sede legale andrà senz'altro individuata. Diciamo che quella soluzione aveva veramente poi in fondo tentato di mettere un po' d'accordo. Ma perché tutti, è stata scartata questa soluzione? Lo dice Nardo. Certo, Nardo, perché? Perché? Una ipotesi di una cittadella della provincia. Immaginiamo un attimo la cittadella degli uffici, dove ci troviamo adesso, mi pare che di fronte, su per giù, doveva nascere. E voi pensate che era una soluzione ottimale quella di vedere una città che alle 18, alle 19 di sera si svuota e viene presidiata dalle forze dell'ordine? In quanto ospitante anche uffici come addirittura la prefettura, che guarda caso nel documento dei sindaci ancora una volta provvisoriamente si vedeva dislocata in altra città che non fosse Barletta, dove invece si diceva che doveva sorgere in agro, appunto, di Barletta, questa cittadella. Ecco il motivo per cui non è più sorta. Vabbè, naturalmente. Poi voglio ancora aggiungere un'ultima cosa. Si è parlato di città popolose, città non popolose. Un solo esempio. Abbiamo in Italia tre province dove Sanremo, provincia di Imperia, conta 56.000 abitanti, contro la stessa Imperia 41.000 abitanti. Poi guardiamo il PIL. Marsala, provincia di Trapani, 82.000 abitanti contro 70.000.
Gela. Vabbè, non facciamo. No, abbiamo finito, no, abbiamo finito. Gela verrà a giocare, giocare domenica. Non è a Barletta. Gela, provincia di Caltanissetta, da tenere in 77.000 abitanti contro 60.000. Non è un voglio parametro dire, che può fare la differenza. No, siccome ogni tanto si dice 5.000 abitanti adesso, in più, Mario, però, senza aggiungere che purtroppo la nostra città è stata danneggiata dalle ultime amministrazioni per il problema legato alla edilizia, perché il costo della casa si sono perfetto, si è andato nella città di Trani, nella città di Andria, quanti barle, migliaia. Sì, adesso migliaia. Cerchiamo, andiamo verso la soluzione, però non cerchiamo di essere. Le riflessioni sono tutte di Nardo Binetti, ma non è stato certo questo a demolire il progetto della cittadella. La verità è che le riflessioni che stiamo facendo qui, e adesso ecco con tono pacato, io credo che tutti quanti dobbiamo veramente approfondire alcuni aspetti, ci fanno ancora una volta capire di come e di quanto le nostre realtà sono arrivate a questo, al conseguimento di questo importante obiettivo. Diciamo la verità, stiamo parlando di un'istituzione che con tutte le problematiche che ha, che andrebbero ridimensionate, perché poi dobbiamo guardare anche un pochettino al vero significato delle province, no? Adesso ci arriviamo, se mi dai un minuto, il territorio è arrivato impreparato. Quando parla della cittadella, è chiaro che in queste condizioni si starebbe parlando di un punto isolato tra le tre città, ma se avessimo costruito le basi per la provincia, anche di natura infrastrutturale, io penso a una cittadella collegata da una metropolitana leggera, che si raggiungesse da Andria, da Trani e da Barletta in un minuto e mezzo, a questo penso. Questi territori non sono cresciuti l'anno scorso, e parlo della mia città, sulla quale sono sempre stato molto critico e della quale personalmente ho un'idea di sviluppo economico completamente diverso da quello che negli anni è stato portato avanti. Lo dico in maniera critica. L'anno scorso, durante una trasmissione televisiva della RAI, che si chiama Sereno Variabile, è venuta l'inviata a Castel del Monte, ha intervistato l'unico pastore che sta a Castel del Monte, si è permessa di dire a Sereno Variabile: Andria, grosso centro agricolo dedito alla pastorizia. Quello hanno visto di Andria, perché magari non hanno avuto una buona guida che li portasse a vedere le eccellenze, certo, dei nostri caseifici, certo, con i loro riconoscimenti ministeriali, non ha portato a vedere le industrie di tecnologia all'avanguardia che abbiamo, però in Italia è passato questo messaggio. Su questo io sono il primo ad essere critico. Allora, però attenzione, Sabino, andiamo verso le conclusioni. Le riflessioni dei cittadini intervistati sono per concrete. Allora, i problemi di chi dice non mi interessa perché ho altro a cui pensare sono problemi reali e dobbiamo farcene tutti quanti responsabili. Alla fine il fatto che il cittadino segua sempre meno queste vicende non deve portarci a dire non capisce niente, scusa il termine volgare, non è vero, deve portarci a dire: ma come creiamo questa comunicazione con il cittadino? Come ci arriviamo? Rispetto alla provincia in sé per sé, cerchiamo di ridimensionare la cosa. Scusami, io frequento uffici pubblici da 30 anni, lo sai benissimo. Camera di Commercio, Regione Puglia, ci stiamo ogni giorno. Francamente, a quel tipo di provincia intesa come obsoleta, perché diciamolo che molti aspetti delle province sono obsoleti, io non ci sono mai andato, sono andato due volte a fare due congressi organizzati da me. Diciamo la verità, quali sono le competenze della provincia? Scusami, Riserbato, sì, non creiamo aspettative che non esistono. Certo, certo. No, parliamoci chiaramente, certo, che la provincia, l'assessorato al commercio possa svolgere un ruolo di coordinamento, portare a conoscenza, portare a conoscenza che c'è il bando regionale, sì, va tutto bene, creare la rete va bene, però no, scusami, le false aspettative non le dobbiamo creare, perché in campagna elettorale ci sono state persone che loro per primi hanno detto: attenzione, la provincia si occuperà di ambiente, di ecologia, di infra... Bene, va sono bene. Sono competenze. Di però la funzione della provincia è di tipo... Vedere in quali termini programmatorio Mario, del territorio. Allora, dobbiamo programmare la programmazione del territorio fa parte di tutte le istituzioni. Io volevo, prima di entrare nel merito di questa vicenda, dire solamente
che l'altro, tra virgolette, disagio, per non definirlo danno, il policentrismo di questa provincia è dato dal fatto che mentre io margheritano prima devo andare in questura, in prefettura, camera di commercio, tribunale, azienda sanitaria, tutto, andavo a Foggia e facevo tutto. Questo policentrismo non è un vantaggio per l'utente, perché deve andare a Barletta in prefettura, alla questura ad Andria, al tribunale a Trani, alla provincia a Canicattì. E sapete le problematiche che ci sono, non aggraviamo ulteriormente questo discorso all'utente. Per cui la cittadella credo che forse era la migliore soluzione, perché sì, la nuova provincia era per portare più vantaggio al cittadino della provincia. Ma perché non si può riprendere? La cittadella non è esclusa. Vabbè, perciò, quindi allora, questo è Parma, gli uomini volevo... di Parma sono tutti in una cittadella. Ma Presidente, una mozione d'ordine. Portiamo come proposta. No, sì. Una mozione d'ordine. Ci dobbiamo aggiornare per un'altra trasmissione, perché altrimenti... Poi volevo dire l'altra precisazione per Savino. No, per quanto riguarda la funzione della provincia, che è qualificato come ente intermedio, non si limita solamente alla programmazione. Con le deleghe che vengono, che sono state già trasferite in parte dalla Regione Puglia, formazione, trasporti, ambiente, sono funzioni importantissime che fanno sì parte della programmazione, ma ormai oggi la provincia, man mano che trasferisce la Regione queste deleghe, diventa veramente un ente importantissimo, che non si deve limitare ovviamente a presentare il progetto POR, perché vai su internet e lo trovi. Il problema è programmare insieme, quello che dicevi tu, però non sono d'accordo quando dici bisogna capire che fa la provincia. No, nel rapporto col cittadino. Ah, col cittadino, perché le deleghe sono importantissime. In 30 anni io agli uffici provinciali a fare delle pratiche, non ci sono mai andato, perché non ci sono pratiche da fare. Però attenzione, la cittadella vale anche perché oggi dobbiamo usare gli strumenti dell'informatica, scusatemi, oggi per aprire una partita IVA non si va più all'ufficio IVA, Savino, per la Camera di Commercio si fa online. Ci pensa Brunetto. Ho colto dalle interviste la informazione è essenziale. Ha ragione il mio amico Savino, perché lo stesso trovate d'accordo su una come lo stesso prefetto Carlo Sessa mi ha detto è compito anche vostro, perché sono stati latitanti le precedenti amministrazioni anche comunali, cioè un assessore alla pubblica istruzione non doveva andare nelle scuole della provincia a dire che siamo provincia con le deleghe che ci spettano. Nardo, allora possiamo prendere un impegno come associazione di Andria e comitato di lotta, questo comitato civico interprovinciale, come le forze armate, anche per dialogare almeno non 3, 4, 5 associazioni. È possibile realizzarlo? Sicuramente, da parte nostra avevamo già avuto dei contatti. Non avrei avuto mai dubbi sulla bontà. Allora, adesso tocca a voi dialogare e concretizzare una proposta unica. Mario, oggi c'è in ballo una questione seria, non dobbiamo tornare, ecco, io lo dico anche perché ho un ruolo, scusami. Però la cuffia. È un problema della sede, sulla sede discutiamo, però attenzione. La sede può essere un punto di partenza, perché ci sono tante tante cose da fare. Se deve essere la sede a dividerci, cerchiamo di evitarlo. Perfetto. Entriamo in un'ottica diversa. È l'altro impegno che dovete prendere, perché mi è sembrato di sentirlo, tu l'hai detto. Se la sede non viene ad Andria, non viene a Barletta, non è questo un motivo per dire Andria o Barletta esce fuori dalla nuova provincia. Anche questo noi portiamo... È un segnale negativo che portiamo nei confronti dei cittadini del nostro territorio. Dimostriamo maturità seria. Non dobbiamo mortificare nessuna delle realtà. Non discutiamo però diamo un segnale anche positivo. Perché lo statuto prevede anche mezzi per poter poi farsi valere. Lasciamo le conclusioni al Presidente. Grazie, ne sono onoratissimo. Questo è proprio un appello al buon senso, quello che faceva il collega Lodispoto, perché effettivamente di questo abbiamo bisogno. A me piace ricordare a chiusura di questa trasmissione, della quale tu sei stato ottimo moderatore, non te lo dico per circostanza, siamo noi che ringraziamo te. Mi piace ricordare che la Costituzione della Repubblica Italiana, che viene citata molte volte impropriamente, altre volte propriamente, penso a Lodo Alfano quando si diceva che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge,
della Costituzione della Repubblica Italiana, come ho detto Nardo in quel convegno che c'è stato a Barletta, al quale non ho avuto la bontà di invitarmi, prevede che la Repubblica è divisa in regioni, province e comuni. Il titolo quinto ha confermato questa ripartizione. Le province quindi sono una ricchezza del nostro territorio e tra queste province una grande ricchezza è quella di Barletta, Andria, Trani, che io sono solito sempre richiamare per esteso nel corso dei consigli provinciali, ed è una grande capacità di autodeterminazione del nostro territorio che dobbiamo cogliere come ricchezza di tutti i 10 comuni. Io ringrazio. Sono d'accordo. No, no, Luigi, no, no, la parola era per non eliminare le province. Allora, io ringrazio Luigi Riserbato, presidente del Consiglio Provinciale, ringrazio Bernardo Lodispodo, grazie, presidente della Commissione Statuto, ringrazio Savino Montaruli, voi, presidente dell'Associazione Io Ci Sono, e Nardo Binetti, segretario del Comitato di Lotta Barletta Provincia. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, a risentirci al prossimo appuntamento con Qualcosa in Comune. Cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale ma il tuo è troppo bello.